li du genere umani. Noi se sa, armonno semo usciti fuori impastati de merda e de monnezza. Ermerito, erdecoro e la grannezza sa tutta marcanzia degli signori. A sua eccellenza, a sua maestà, a sua artezza, fumi, patacche, titoli e sprennori. E hanno altri artigiani e servitori, erbastone, l'imbasto e la capezza. Cristo creò le case e i palazzi per principe, marchese e cavaliere. E la terra per noi, facce de cazzi. E quando morse in croce, ebbe il pensiere de sparge bontà sua fra tanti strazzi per quelli sangue e per noantri erziere. Li prelati e li cardinali. Piede gusto, guarda uno a uno tutti li cardinali e li prelati e vederai che dei romani nati ce ne so pochi o non ce n'è nessuno. Non si sente che Napoli, Belluno, Fermo, Fiorenza, Genova, Frascati e qualunque città li più affamati li manna a Roma a coglionar digiuno. Ma saria poco male lo sfamali, il peggio è che de tanti che ce trottero, li somari so più degli cavalli. E Roma, in dove vengano ad affonno e rinnegano i dio, rubbene e fotteno, è la stalla e la chiavica del monno. Er Ferraro. Per mantenermi moglie, due sorelle e quattro figli, io so che sta fucina comincio con le stelle la mattina e finisco la sera con le stelle. E quando ho messo a risico la pelle non m'arreggo più sopra la schina che so abbuscato. Arzummo una trentina di baiocchi da piccele budelle. Ecco il mio discorso, Sor Vincenzo. Quel chi tante chi niente è una commedia che mi danno ogni volta che ce penso. Come io dico, tu sudi il sangue tuo e trattanto un sovrano su una sedia con due schizzi di penna è tutto suo. La cucina del Papa. Con la cosa che il coco me compare, ma vorzuto fa vedere stamattina la cucina santissima. Cucina, che cucina! Hai da di porto de mare, pile, marmitte, padelle, callare, cosciotti de vitella e de vaccina, polli, ova, latte, pesce, erbe, porcina, caccia, e ogni sorte de vivanne rare. Dico prosi da lei, sor Padre Santo, dice. E poi non hai visto la dispensa che de grazia de Dio ce n'è altrettanto. Dico, scusate povero fiolo, ma c'ha pranzo con lui qualche eminenza? No, dice, il Papa magna sempre solo. La buona famiglia. Mi nonna ha un'or de notte che è viettata. Se leva da filà, povera vecchia, attizza un carboncello, ci apparecchia e mangiamo due fronne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata che si la metti al lume ci si specchia come fossi attraverso d'un'orecchia. Quattro noci e la cena è terminata. Poi nel mentre ch'io, tata e Crementina seguidamo un par d'ora de sgoccetto, la isparecchia e a risetta la cucina. E appena viste il fonno arbucaletto, una pisciatina, una sarve regina. E in santa pace ce n'annamo a letto.